A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Fugindo asfalto de toda São Paulo. De nave no ano, tô na passarela. Na chuva no fio. Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui, ritrovandoci sul canale Impero 1927. Sono Simone e finalmente è stata raggiunta la soglia dei 100 iscritti, per l'esattezza 103 iscritti. E oggi, per festeggiare, vabbè, avremmo dovuto parlare comunque della nostra amatissima Roma che giocherà quest'oggi alle 6 contro il Genoa e giochiamo lì in Liguria. Il mister Prandelli metterà e in campo una difesa a 3, un centrocampo a 5, ma quello mi fa paura, vabbè, che farà un gol è uno tra la Padula e Kwame, perché la Padula mo sta a fa vedere un po' che è ritornato, vabbè, voi direte vabbè, ma che fasimo, però stiamo attenti alla Padula. Mentre la Roma del mister Claudio Ranieri, un solido 4-2-3-1, in difesa Kolarov, Florenzi, Fazio, Manolas, tra i pali Antonio, Mirante, centrocampo Nzonzi, Cristante, sulla tre quarti Pellegrini, sul lato di sinistra e destra Zaniolo e Sharawi, e in attacco il bosniaco Edin Dzeko. Per favore Dzeko, devi fa go, mettila dentro come te pare. Ma andiamo a analizzare anche le partite di ieri. Al Bentegodi 4-0 tra Atalanta e Chievo, il Chievo sempre più in Serie B, purtroppo si sta preparando psicologicamente, si vede, e si è visto contro la doppietta del difensore Felipe. Mamma mia, incredibile, se non sbaglio 3 gol in 2 partite. E niente, Murgia si è imparato a mettere grosse, quell'aziese là sta facendo bene. E anche Schiattarella, Floccari, Jasmine Kurtic, l'ex atalantino. Quindi, buonissima squadra, la spalla. Anche se ci abbiamo regalato 6 punti e si è salvata. Ma va bene così. Cioè, non va bene, però ce lo fa andare bene. Mentre l'Inter 0-0, un pareggio. Devo dire, avete capito? 0-0. L'Inter dopo una partita tutta riversata sull'attacco con D'Ambrosio, Perisic, Icardi, chi più ne ha più ne metta, e quindi dobbiamo sfruttare questo pareggio. Poche volte abbiamo sfruttato questi cali delle altre squadre, ma oggi vediamo un po' quello che dobbiamo fare, anche perché allo Stadio Olimpico c'è lo scontro diretto per la zona Europa League, Champions League, tra Lazio e Atalanta. Speriamo che i bergamaschi non colpiscano ancora. Un pareggio non farebbe male a nessuno. Quindi ragazzi, oggi più che mai, forza Roma. Iscrivetevi al canale Instagram luison_fitton, lasciate un bel like, un commento, e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao.